Ritmo nelle vene e tanta motivazione a diventare qualcuno nel campo della musica. Ha solo 24 anni, ma sta già suonando davanti a migliaia di persone. Il batterista che da quest'anno accompagna Elodie negli stadi di tutta Italia è il fiorenzuolano Riccardo Agugliari. La chiamata mi è arrivata da parte del mio manager, che mi ha subito detto che sarei diventato batterista appunto di Elodie per tutte le sue date appunto del 2022 e poi ovviamente quelle future. E la sensazione è stata super, super strana, perché onestamente non capivo, no, cosa mi stesse, diciamo, succedendo in quel momento lì, perché effettivamente è arrivato in un periodo abbastanza vuoto, ecco, passatemi il termine, a causa della pandemia. Un sogno che diventa realtà, dopo tanti sacrifici e innumerevoli giornate passate nel garage ad allenarsi da solo o con gli amici. Una passione che lo accompagna da sempre e che lo sta spingendo a nuove sfide e nuovi traguardi. Io suono la batteria da quando sono veramente piccolo, quindi parliamo di almeno 2 anni, ok? Mia nonna mi regalò una batteria giocattolo, perché vedeva che continuavo a picchiare su bicchieri, piatti con le posate. E niente, insomma, poi è nato, diciamo, quasi tutto in automatico, perché ho iniziato poi a frequentare una scuola di musica e da lì poi è stato tutto una discesa sostanzialmente, perché alla fine non è mai stato uno sforzo, è stato proprio molto automatico. Riccardo resta concentrato sui suoi obiettivi, sa quello che vuole ed è motivato a dare il meglio di sé. Hai già fatto diversi concerti, qual è stato il più memorabile? Il più memorabile penso sia stato il concerto al Magnolia di Milano, però il più, passatemi il termine, il più figo è stato lo stadio che abbiamo fatto al Parco Sempione, perché diciamo che non mi sarei mai aspettato a 24 anni di salire su un palco con davanti 16.000 persone. Tutte le difficoltà che ho incontrato durante il mio percorso, tutte, insomma, le rinunce che ho fatto, perché ho fatto tante rinunce per far sì che la mia carriera prendesse una certa piega, che mi hanno fatto male effettivamente, perché comunque c'è da dirlo. Ma quando sono salito davanti a tutte quelle persone lì, quando ho fatto la scaletta per salire sul palco, mi è passata davanti la vita.